Tsushima, l'isola giapponese inghiottita dalla foresta. 500 km quadrati di foresta vergine. Yakushima è uno scrigno della biodiversità, un'isola fuori dal mondo, i cui incredibili scorci hanno ispirato anche Hayao Miyazaki, che proprio su questo isolotto sull'arcipelago Osumi in Giappone ha ambientato il suo capolavoro d'animazione, Principessa Mononoke. La foresta di Yakushima, riserva della biosfera dell'UNESCO, sembra essersi inghiottita l'intera isola. Tutto è verde, con alberi anche molto diversi tra loro, proprio a causa del clima decisamente umido. Un antico detto popolare dice che a Yakushima piove per 35 giorni al mese, e in effetti le statistiche dicono che questo è uno dei luoghi con le precipitazioni più frequenti e intense al mondo. Si va dalla foresta subtropicale a quella temperata, e l'albero più presente è il cedro giapponese, che con i suoi tronchi robusti e tortuosi ricoperti di muschio conferisce all'intera isola un'atmosfera misteriosa. A completare il quadro sono poi la nebbia, gli echi e i versi del Yaku, un simpatico macaco che vive solo a Yakushima. I cedri si trovano soprattutto nel vallone di Shiratani Unsuikyo, attraversato dal fiume Shiritani, famoso per le sue rocce giganti incastrate l'una contro l'altra. È sull'altipiano di Yakusuji, che da 1000 metri sale fino a 3000 metri. Il più famoso di tutti è senz'altro il Yomonsuji, del monte Miyanouradake, la cui età è stata stimata fra i 6300 e 7200 anni, ma vederlo non è da tutti, visto che per raggiungerlo servono oltre 6 ore di cammino in salita. Raggiungere Yakushima prevede un viaggio di 4 ore in traghetto, con partenza da Sakurayama, l'isola famosa per il suo enorme e attivissimo vulcano, non a caso gemellata dal 1960 con Napoli. A Yakushima si attacca al porto di Miyanoura, città di 13.000 abitanti dove risiede la maggior parte della popolazione e da cui si può partire per l'escursione al monte Miyanouradake, che si eleva sino a 1935 metri sul livello del mare. L'isola è sede di una fiorente industria del turismo che la vede protagonista di numerose vacanze dei giapponesi stessi alla ricerca di relax dallo stress cittadino ed ha un numero di visitatori annuo superiori alle 300.000 persone. Yakushima è infatti attraversata da numerosi sentieri che consentono di percorrerla immersi nella natura e le escursioni in montagna sono facilitate dalla presenza di capanne di montagna che possono essere utilizzate gratuitamente dagli escursionisti. I sentieri montani sono costellati di alberi Cryptomeria japonica, qui chiamati Yakusuji, famosi per la loro veneranda età. La maggioranza ha oltre 500 anni, ma alcuni sono ritenuti più vecchi di 2000 anni. A causa della pioggia perenne dell'isola, le rocce sono coperte interamente di muschio, che contribuisce a far sembrare ancora più verde tutta l'area. Gli animali più grandi dell'isola sono le scimmie di Yakushima e i cervi Sika, che mostrano talvolta una relazione simbiotica. Le scimmie a volte cavalcano i cervi, liberandoli dai parassiti e altre noie della schiena.